Buongiorno a tutti! Capello che non regge qui dietro. Allora, oggi voglio farvi una recensione alquanto breve su un sito cinese. Non mi ha inviato nulla, quindi sono un acquirente esattamente come voi. Voi sapete che molto spesso collaboro con questi siti cinesi perché specialmente pennelli e queste cose così sono davvero ottimi e quindi loro mi mettono spesso un budget da spendere sul sito, io provo, testo, se ne voglio parlare ne parlo, se non ne voglio parlare non ne parlo. Quindi diciamo queste sono le mie collaborazioni con questa tipologia di sito. C'ho tutto scritto, quello che devo dire se non mi dimentico. Il sito di cui voglio parlarvi è Wish, un sito che mi ha fatto conoscere una mia amica, Tania. Scarica l'applicazione sul cellulare oppure credo anche diciamo su internet tranquillamente ed iniziano a uscire un sacco di immagini. Ogni quadratino appunto c'ha un'immagine, poi se ci cliccate sopra vi dice il prezzo e vi dice anche quant'è la spesa di spedizione, che molto spesso è 1 euro, 2 euro. In realtà praticamente questo sito è come se fosse un eBay cinese, perché su ogni inserzione è di un negozio a sé, quindi vi consiglio magari se avete visto un orologio, prima di acquistarlo date un'occhiata un poco a tutti gli orologi, perché probabilmente trovate una stessa inserzione ad un prezzo inferiore. Passiamo ai pro e ai contro. Il primo pro sicuramente sono i prezzi e in molti casi la buona qualità dei prodotti, ad un prezzo proprio irrisorio. Devo dirvi che molto spesso ho acquistato sia finte, pennelli o tantissime altre cavolate, insomma, questo è il sito delle cavolate effettivamente. I contro diciamo che non ne sono pochissimi, infatti ad esempio io vi segnalo i tempi di consegna, che siamo intorno ai 30-40 giorni anche, poi dipende, a volte anche 15 giorni, dipende. E poi un contro che è assolutamente importante che io vi dica sono le taglie degli indumenti, perché puntualmente è sempre tutto molto piccolo. Infatti io su questi siti, sui siti proprio cinesi in generale, non compro mai prodotti con taglie piccole, cioè non prendo appunto maglie, pantaloni e cose del genere, perché le taglie sono piccole, soprattutto anche quelle delle scarpe, quindi non vi trovate mai con la taglia. Questo capello oggi proprio... Un'altra nota positiva è sicuramente il rimborso. Se il prodotto non vi arriva, se si è perso da qualche parte del mondo, voi potete chiedere appunto il rimborso. Vi danno tutti i soldi indietro ed è una cosa credo eccezionale, perché sapete che il trasporto tra la Cina a noi, all'Europa, in Italia, è sempre molto pericoloso e molto spesso ve lo bloccano anche in dogana. Però bisogna dire la verità, quando i pacchettini sono piccoli, c'è scritto un dollaro, oppure magari è regalo scritto sopra, in dogana non dovrebbero mai bloccare niente. Però, come dico sempre, se il gioco vale la candela, ordinare dalla Cina, diciamo, vale la pena. E niente, questi sono i pro e i contro. Io vi posso dire in primis che è un sito che molto spesso la sera, quando sto per chiudere occhio, inizio a sfogliare, a vedere se c'è qualcosa che mi intriga. Le cose che più ho acquistato sono gli orologi, che veramente costano pochissimo, i pennelli, ciglia finte. Ho ordinato anche la maschera nera, quella per i punti neri, che ho accantonato perché mi scoccio, ci vuole un po' di tempo per farla, diciamo che funzionicchia, però è scocciante, però appunto, cavolate, è tutto. Io spero che questo video vi sia utile, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!